Dunque, oggi ci occupiamo, cioè, di un argomento, diciamo, collegato, dove è finita la slide, collegato alla creazione dei grafi che abbiamo visto la volta scorsa. Una volta che ho creato un grafo, quindi ho tutti i collegamenti locali, la prima cosa che voglio fare è provare a spostarmi su questo grafo, no? E quindi visitare un grafo, cioè esplorare, partendo da un vertice noto, quelli che sono i vertici, gli altri vertici raggiungibili da questo, no? Intendiamo con visitare un meccanismo che ci permetta, dato un vertice di partenza, di esplorare il grafo trovando quelli che sono i cammini che ci permettono di raggiungere altri vertici di arrivo, no? Così scopriremo se il grafo è connesso, quali sono i vertici raggiungibili e anche quali sono i percorsi per raggiungere tali vertici raggiungibili. Ci saranno poi anche dei vertici non raggiungibili che, vabbè, faranno parte di un'altra componente connessa diversa da quella da cui siamo partiti. Concetto generale: parto da un vertice, trovo tutti quelli da esso raggiungibili attraverso percorsi di 1, 2, n archi, quindi percorsi di lunghezza qualsiasi. Esistono di vari metodi, vari algoritmi, vari approcci per poter arrivare allo stesso risultato. Lo stesso risultato in termini di insieme di vertici raggiungibili. Cioè, in un grafo, indipendentemente da come voi implementate un algoritmo di visita, l'insieme dei vertici raggiungibili, piuttosto che quelli non raggiungibili, è costante, indipendente dall'algoritmo che usiamo. Mentre invece vedremo che i percorsi per raggiungere tali vertici invece possono essere dipendenti dal percorso stesso. Allora, l'algoritmo più diretto, più semplice per trovare i vertici raggiungibili di un grafo è quello della cosiddetta visita in ampiezza, no? Che ragiona per livelli. Cioè, ciò che noi diciamo è: abbiamo un vertice di partenza, chiamiamolo S0, vertice sorgente, no? Questo vertice sorgente che è indicato qua. Quindi la sorgente è l'insieme dei vertici raggiungibili dalla sorgente, cioè da se stesso, con distanza 0, cioè sono già lì. Quindi io conosco un vertice di arrivo che è a distanza 0 dal vertice di partenza, cioè il vertice stesso, e fin qua nulla di speciale. Poi mi chiedo: quali sono i vertici raggiungibili che sono a distanza 1 rispetto alla sorgente? Beh, saranno tutti quelli che sono direttamente collegati alla sorgente stessa, al vertice di partenza stesso. E quindi mi posso costruire l'insieme dei vertici di livello 1, definito come i vertici adiacenti, dove ricordiamoci adiacenti vuol dire c'è un arco solo diretto, quindi distanza 1, adiacenti alla sorgente, o meglio, ai vertici di livello 0, dove c'è solo la sorgente. E quindi mi creo un anello dei vertici che sono intorno alla sorgente, al vertice di partenza. Lo chiamo livello 1. Tutti questi vertici sono tutti collegati direttamente a S0, ma non è detto che siano collegati tra di loro, non lo sappiamo, non ci interessa. Quindi faccio l'operazione in cui vado a definire un insieme dei vertici di un certo livello L+1 prendendo i vertici che siano adiacenti almeno ad un vertice del livello L precedente. In questo caso avevamo L uguale a 0, costruisco l'insieme S1 dei vertici adiacenti all'insieme S0 che contiene solo la sorgente. E poi itero. Passo successivo, andrò a costruire l'insieme dei vertici di livello 2 mettendo dentro tutti i vertici che sono adiacenti ad almeno un vertice che era presente nel livello 1 e devo mettere una seconda clausola e che non abbia ancora visitato nei livelli precedenti, cioè è inutile che io vada a riscoprire un vertice che avevo già trovato prima. Quindi l'insieme dei vertici di livello 2 è fatto da che cosa? Dai vertici adiacenti ad almeno un vertice del livello 1 e che non fossero nel livello 1 e che non fossero nel livello 0. E poi vado avanti così, posso costruire l'insieme di vertici di livello 3
come tutti i vertici che sono adiacenti ad almeno un vertice del livello 2 e che non fossero già stati inseriti nel livello 2, 1, 0. Ad ogni nuovo livello posso aggiungere vertici, uno o più vertici, non ripeto mai i vertici esistenti, e poiché il grafo è un grafo con un numero finito di vertici, prima o poi questo meccanismo termina. Termina o perché i vertici del livello L non hanno più nessun adiacente nuovo, nel senso che hanno sicuramente degli adiacenti nei livelli precedenti, ma non nei livelli nuovi, allora mi fermo, oppure perché magari ho esaurito proprio tutto il grafo, che è un caso particolare del precedente, no? Io non trovo più nessun nuovo adiacente perché non c'è più nessun vertice da considerare, e quindi la prima condizione, la prima condizione è sempre falsa, oppure perché ci sarebbero ancora dei vertici ma non sono adiacenti. In questo caso mi fermo. Cosa ho costruito? Ho costruito una serie di cerchi concentrici, tra virgolette, cerchi, intorno alla sorgente, con una proprietà ben precisa. L'insieme dei vertici del livello 3 è composto da vertici che sono raggiungibili dalla sorgente con un percorso di lunghezza esattamente 3. Perché? Perché se un vertice l'ho messo nell'insieme di livello 3, vuol dire che lui era adiacente a un vertice di livello 2, che a sua volta era adiacente a un vertice di livello 1, che a sua volta era adiacente alla sorgente. Quindi questi livelli mi danno anche un'idea di quella che è la distanza in termini del numero di archi rispetto al punto di partenza. Questo algoritmo è descritto qua come un ciclo while, non c'è ricorsione, okay? È un algoritmo in cui ciascun vertice può essere aggiunto a un insieme una volta sola, quindi di fatto ha un tempo di esecuzione che è proporzionale al numero di vertici moltiplicato per il grado dei vertici, in un certo senso, no? Perché devo, per andare a trovare i vertici adiacenti ne troverò un certo numero che dipende da quanti, da qual è il grado, no, di ciascun vertice. Quindi ha un tempo di esecuzione proporzionale essenzialmente alla dimensione del grafo. Ecco, vediamolo come funziona su questo semplice grafo. Allora, qui questo grafo già si vede che i vertici raggiungibili sono tutti, questo è un grafo connesso. La sorgente è il vertice S, che costituisce a questo punto l'insieme dei vertici di livello 0, S, da solo. Poi applichiamo l'algoritmo, la prima iterazione del ciclo dice, definiamo il livello 1 come tutti i vertici che siano adiacenti a S, cioè R e W. E quindi l'insieme dei vertici di livello 1 è composto da questi due, che tra loro non sono collegati, non ci interessa se sono collegati o no, l'importante è che siano collegati con S. Poi livello 2 devo prendere tutti i vertici che ho nel livello 1, quindi R, considerare tutti gli adiacenti di R, che sono S e V, e inserire nel livello 2 tutti gli adiacenti di R che non siano già stati presi, quindi S lo escludo, rimane solo V. Poi andrò a prendere W, che è un altro vertice del livello 1, vedo a vedere i suoi adiacenti che sono T e X, e li inserisco nello stesso insieme. Cioè l'insieme di livello 2 contiene a questo punto V, X e T, che sono, diciamo, espansioni in direzioni diverse dal grafo. Ma non importa, io li metto tutti nello stesso insieme perché tutti questi sono a distanza 2 dall'origine, a due passi dall'origine. Poi sono due passi in direzioni diverse, ma non mi importa. Posso ancora iterare una volta, creando il livello 0, 1, 2 e il livello 3. Vado a vedere se V ha ancora degli adiacenti nuovi, non ancora esplorati, no. T ce l'ha che è U, X ce l'ha che è Y. E quindi avrò ancora un livello 3 del grafo di visita, della procedura di visita, che contiene i vertici U e Y. Se provassi a costruire a questo punto il livello 4, mi accorgo che non riesco, perché gli adiacenti di U
c'è T e Y che sono già stati presi, gli adiacenti di Y c'è U e X che sono già stati presi, e quindi in un ipotetico insieme di livello 4 è l'insieme vuoto, non contiene nuovi vertici. E quindi qua mi fermo. E che informazione ho a questo punto fermandomi? Beh, ho l'informazione che i vertici di questo grafo che sono raggiungibili da S sono l'unione di tutti questi livelli che ho trovato, che poi in questo caso è il grafo intero. Ho l'informazione che qualunque vertice è raggiungibile dalla sorgente con al massimo 3 passi. Questa la chiamiamo la profondità del grafo. La distanza massima, il numero di passi, il percorso più lungo necessario per poter raggiungere un qualunque vertice, e in questo caso è 3. E in più posso avere un'informazione non solo sul fatto che Y è raggiungibile, non solo sul fatto che Y è raggiungibile in 3 passi dalla sorgente, perché appartiene all'insieme di livello 3, ma posso anche scoprire, estrarre da questa informazione, da questa figura, l'informazione su qual è un possibile cammino di lunghezza 3. Non dico il cammino perché magari ce n'è più di uno. Un possibile cammino di lunghezza 3. Come? Andando a ragionare su un albero indotto dall'operazione di visita. Noi abbiamo visitato un grafo, il risultato è sempre un grafo con i suoi insiemi a livelli, ma nello scoprire nuovi vertici noi abbiamo usato alcuni archi e non altri. Ad esempio, l'arco tra S e W ci è servito per scoprire W. L'arco tra T e X non ci è servito. Non l'abbiamo usato per scoprire nulla di nuovo. Allora, se noi teniamo conto degli archi che abbiamo utilizzato per scoprire nuovi vertici, l'insieme di questi archi forma un albero. Ricordiamoci, la definizione di albero è un grafo connesso aciclico. Allora, che sia connesso questo insieme di archi per forza, perché noi stiamo proprio costruendo i grafi, i vertici che sono raggiungibili, quindi uso archi che mi portano a vertici raggiungibili, quindi per definizione ciò che sto costruendo è la componente connessa che parte da S. È aciclico, certo che non ci sono dei cicli, perché noi abbiamo messo la condizione di non dover mai tornare indietro, di non dover mai aggiungere un vertice che avevo già visto. Quindi per costruzione, per come abbiamo costruito questi livelli, abbiamo un albero che chiamiamo albero di visita. Albero di visita riassume, è un sottografo, quindi un sottoinsieme dei vertici e degli archi del grafo di partenza, che comprende tutti i vertici raggiungibili dalla sorgente e tutti gli archi che sono stati utilizzati per scoprire tali vertici. E questo albero, lo vediamo che è connesso e non è aciclico, ci riassume, condensa in sé tutti i percorsi più brevi che partono da S. Abbiamo già osservato che all'interno di un albero, tra ogni coppia, poiché è connesso, tra ogni coppia di vertici esiste un cammino, e poiché è ciclico esiste un cammino unico. Allora, se io voglio sapere come fare ad arrivare a Y, ho un modo solo per arrivarci, che è S, W, X, Y. Ho un modo solo per arrivarci sull'albero di visita. Sul grafo potrei avere tanti percorsi diversi, potrei fare W, T, X, Y, oppure W, T, U, Y. Ma sull'albero di visita ho scelto un percorso possibile, e per come ho costruito la visita in ampiezza per livelli,
il modo in cui lo raggiungo è garantito avere il numero minore di passaggi, la lunghezza minima del cammino. Ok? Quindi questo albero di visita ci può servire per ricostruire i cammini da S, chiaramente. Cammini di lunghezza minima da S verso qualunque altro elemento. Se io volessi cammini di lunghezza minima a partire da U, ad esempio, non sarebbe adatto. O meglio, io posso, poiché questo è connesso ed è un albero, io posso trovare i cammini da U a Y, ad esempio. Da U a Y l'albero mi direbbe che devo fare U, T, W, X, Y, se uso gli archi dell'albero, che è un cammino valido. Non è sicuramente un cammino minimo. Il cammino minimo ce l'avrei solo se ricalcolassi la visita di questo grafo partendo da U. E quindi espandendomi ai cerchi concentrici con centro U, non più con centro S. Ok, quindi l'albero di visita mi può servire sempre per trovare dei cammini. In particolare questi cammini sono di lunghezza minima se partono dal vertice da cui sono partito per fare la visita, che è la cosa che insomma, è ragionevole fare. Ok? Quindi la procedura di visita in ampiezza mi permette a questo punto di fare 3-4 cose, non più le 3 che abbiamo detto prima: trovare quali vertici sono raggiungibili, trovare qual è la loro distanza minima, trovare quali sono i percorsi e garantire che questi, la quarta cosa è che garantire che questi percorsi siano di lunghezza minima. Attenzione che quando parliamo in questo caso di lunghezza minima parliamo di lunghezza del cammino. La lunghezza del cammino l'abbiamo definita come un numero di archi, indipendentemente dal peso di questi archi. Cioè noi stiamo ragionando su questo grafo come su un grafo non pesato, no? E quindi, diciamo, il percorso minimo è quello che è il numero minimo di archi. Poi magari, se questo fosse un grafo pesato, il percorso col numero minimo di archi non è detto che sia il percorso che ha il peso minimo. Perché magari c'è un percorso più lungo in cui uso più archi ma questi hanno un peso inferiore complessivamente. Quindi se ci serve trovare un cammino tra due vertici di lunghezza minima e il grafo non è pesato, ossia gli archi hanno tutti lo stesso peso, unitario ad esempio, allora possiamo usare questo metodo. Partiamo da un vertice, facciamo una visita, vediamo qual è l'albero di visita e attraversiamo l'albero, poi vediamo in JGraphT come si fa, attraversiamo l'albero per trovare il cammino. Se invece il grafo è pesato, fosse pesato, questo algoritmo mi trova un cammino, ma non è più garantito che questo cammino sia di lunghezza minima. Sarà minimo nel termine di numero di archi, ma non di peso, non di costo. Allora in quel caso serviranno degli algoritmi più sofisticati, come ad esempio l'algoritmo di Dijkstra che vedremo la prossima volta. Okay? Che ha senso, valgono la pena se il grafo è pesato. Questo, vi dicevo, è un possibile algoritmo di visita, abbastanza naturale. Oppure ce n'è un altro, ce ne sono molti, no? Ce ne sono N, ma questi sono i due estremi se vogliamo. Quello è l'algoritmo di visita in ampiezza, perché io mi allargo il più possibile, non mi allontano finché non mi sono allargato il più possibile nelle mie vicinanze. Quest'altro algoritmo è l'algoritmo di visita in profondità, che invece ragiona in modo completamente opposto. Io parto da un vertice e vado avanti su un secondo, da questo secondo raggiungo un terzo, da questo terzo raggiungo un quarto, ma vado avanti così senza avere ancora considerato tutti gli adiacenti del primo. Poi li troverò con un meccanismo ricorsivo. Quindi un algoritmo di visita in profondità è un algoritmo ricorsivo che, come tutti gli algoritmi ricorsivi, è estremamente asciutto come formulazione, più breve da scrivere volendo rispetto all'altro, non ho degli insiemi da gestire eccetera eccetera. Parto semplicemente da un vertice di partenza e dico: guarda, da questo vertice V trovami gli adiacenti W. Di questi adiacenti dimmi se li ho già visti o no. Se non li ho ancora visti, segna che li ho visti,
quindi questo visit vuol dire mettere insieme dei vertici già trovati, e poi ricorsivamente applica l'algoritmo di visita in profondità, depth first search, ricerca in profondità, sull'adiacente, su W. Ok? Quindi, dato un vertice, prendo uno per uno i suoi adiacenti e ricorsivamente scendo in ciascuno di questi adiacenti. Però per come lavora la ricorsione, chiaramente quando prendo un adiacente vado avanti in quella direzione e tornerò indietro solo quando avrò finito di esplorare tutto ciò che trovo in quella direzione lì. Vediamolo sul nostro esempio di prima. Visita in profondità a partire dal vertice S. L'algoritmo cosa dice? Considera gli adiacenti di S, R e W. Sono, prendiamolo uno per volta, R. R è già stato visitato? No. E allora, è già stato colorato? No. Allora, coloriamolo e ricorsivamente facciamo la stessa procedura a partire da R. E quindi ci chiediamo, quali sono gli adiacenti di R? S e V. S è già stato visto, quindi non mi interessa, V è nuovo. Ok? Allora scendo su V, lo coloro e vado a cercare ricorsivamente gli adiacenti di V. Non ne ho. Allora la ricorsione da V non fa nulla. Torna indietro, torna su R, che aveva S, l'ho già scartato, aveva V, l'ho già visitato e non ho più nulla da fare. Torno su S. S ha ancora degli adiacenti non studiati, diciamo. E allora ci scendo ricorsivamente, vado su W, lo coloro, ricorsivamente, stessa procedura, quali sono gli adiacenti di W? T e X. Ok, cominciamo a considerare T. T è già visitato? No, allora lo visito, lo coloro e applico la procedura ricorsivamente su T. Che adiacenti ha T? Ne ha tre, U, X, W. Prendiamo il primo, U, coloriamolo e scendiamo ricorsivamente su U. A questo punto le cose diventano curiose. Scendo ricorsivamente su U, mi chiedo chi sono gli adiacenti di U, T e Y. Ok, T l'ho già preso, Y. Coloro e scendo ricorsivamente su Y. Quali sono gli adiacenti di Y? U e X. U è già preso, X. Coloro, scendo ricorsivamente su X. Quali sono gli adiacenti di X? W già preso, T già preso, Y già preso. La ricorsione partendo da X non fa nulla. Allora la procedura ricorsiva tornerà da X, tornerà indietro su Y. L'unico adiacente che aveva l'ha già considerato, quindi non ha più nulla da fare, torna su U. Torna indietro tutta la ricorsione, torna su T. Quando avevamo visitato T, avevamo detto T ha due adiacenti che sono U e X, e in quel momento erano entrambi liberi. Adesso quando torno indietro mi accorgo che X è già colorato e quindi non ci faccio nulla. Torno indietro, esco. Risultato, ho trovato lo stesso insieme di vertici di prima, per forza, così deve essere, li devo trovare tutti quelli raggiungibili, quindi qualunque algoritmo usi, l'insieme di vertici colorati deve essere lo stesso. Ho trovato un albero di visita diverso, ci sono delle parti del grafo, tipo quello di sinistra, che sono acicliche per loro natura, e quindi l'albero di visita non può che essere quello, ma le parti del grafo come quella a destra che contiene dei cicli, possono esserci alberi diversi e quello che abbiamo trovato qua è diverso da quello di prima. A prima vista ci sembra più brutto, o meglio, ci porta dei percorsi più lunghi. Per arrivare a X, addirittura questo grafo di visita mi dice che dobbiamo fare S, W, T, U, Y, X, 5 passaggi.
quando noi sappiamo che il numero minimo era 3. Vabbè, semplicemente questo algoritmo non mi dà nessuna garanzia sulla lunghezza dei percorsi, sul numero di livelli. Non è fatto per quello, non è fatto con quello scopo. Ok? Quindi ci sarà ovviamente da aspettarsi, per come funziona la ricorsione, che lei va avanti, avanti, avanti e poi torna indietro solo quando non può più far nulla, tende a creare dei percorsi molto più a spaghetti, no? Che vanno avanti e poi si diramano. Pochi percorsi lunghi, mentre invece la vita in ampiezza tende a creare dei percorsi a stella, no? Non va avanti ma cerca di allargarsi, allargera. Per contro questo è un po' più semplice da implementare, un po' più veloce da implementare, no? E in alcuni casi non ci interessa la lunghezza del percorso, ma semplicemente sapere se è raggiungibile o no. Quindi questi sono i due algoritmi estremi, e poi in mezzo ce ne sono moltissimi, che differiscono essenzialmente nell'ordine con cui si considerano gli archi per aggiungere nuovi vertici. Anche qua, ovviamente, qua ho colorato già mentre lo facevo l'albero di visita, con questi, quindi è possibile parlare di albero di visita per la visita d'ampiezza o di albero di visita per la visita in profondità, che appunto sono normalmente diversi. Dimmi. In assenza di cicli, sì, qualunque algoritmo di visita deve per forza crearmi lo stesso albero, perché il grafo di partenza è già un albero, sì. Sì, cioè ho possibilità di scelta solo quando ho dei cicli. Ok, la stessa cosa si può applicare anche se il grafo fosse un grafo orientato, non cambia nulla, no? Nel senso che posso usare sia la, qui non so se ho l'esempio, sì, nel caso di una visita in profondità, chiaramente posso usare solamente gli archi che vanno nella direzione che mi serve, quindi da S gli adiacenti sono Z e W, scendo su Z, gli adiacenti sono Y e W, scendo su Y, gli adiacenti sono X, scendo su X, da X ricorsivamente gli adiacenti, c'è solo Z ma l'ho già visto, W non è adiacente perché non ho la freccia in questa direzione, quindi torno indietro, torno indietro, troverò W, ricorsivamente scendo in W, ci sarebbe X ma l'ho già trovato e non ho altri adiacenti, quindi mi fermo e avrei questo albero di visita qua, partendo da S, oppure quest'altro albero di visita partendo da T, in questo caso non si tratterebbe di un albero ma di una foresta se parto da due sorgenti diverse. Però è per dire che anche se abbiamo tutto ciò che abbiamo detto sul grafo non orientato vale tale e quale anche sul grafo orientato, sempre considerando i cammini partendo dal vertice sorgente. Questo dal punto di vista della teoria, che poi in parte già conoscevate, no? da ricerca operativa. Vediamo invece dal punto di vista dell'implementazione, perché noi avevamo, no, per le mani la vacanza a Parigi in cui dobbiamo imparare come fare a spostarci, no, tra varie stazioni. Questo è l'esercizio che avevamo iniziato lunedì e completato mercoledì. Quindi nella libreria GeographT come sono implementati, come sono disponibili gli algoritmi di visita? Noi abbiamo visto uno pseudocodice sulle slide, ma non ce lo dobbiamo implementare noi. Esiste un'intera famiglia di algoritmi che vengono chiamati non algoritmi di visita ma di attraversamento, traverse o traversal, perché ha deciso di chiamarlo così, che sono tutti figli di una interfaccia generica che si chiama Graph Iterator. Quindi questo ci dice che abbiamo tanti algoritmi diversi, tutti che sono un po' nello stesso tipo, implementano tutti la stessa interfaccia, e questa interfaccia è di tipo iteratore. Iteratore è come iteratore di una lista, in cui fai un ciclo for e puoi iterare sui vari elementi della lista stessa. Quindi chi ha costruito la libreria GeographT ha pensato che attraversare un grafo si poteva implementare con un metodo che iterativamente ti dà ogni volta il vertice successivo. Noi abbiamo visto nelle slide che i vertici li coloravamo uno per volta, no? Qui la stessa cosa.
hai un ciclo in cui ogni volta che chiami l'iteratore, in cui diciamo, chiami il suo metodo next, ti dà il prossimo vertice che ha trovato, finché ne trova. Quando non ne trova più, ti dice che non ce ne sono più, ti torna a nullo e tu ti fermi. Quindi la filosofia dell'iteratore è per darmi l'insieme di vertici. E poi ci sono tante classi diverse che implementano questa interfaccia, tra cui le due che notiamo sono la breadth first iterator, iteratore per la visita e l'ampiezza, e un depth first iterator, che è qua sotto, che è l'iteratore per la visita in profondità, per un grafo orientato o non orientato a piacere in entrambi i casi. E poi ci sono altri tipi di iteratori che faranno tutti delle visite, quindi mi danno sempre lo stesso insieme di vertici, ma me li danno in ordine diverso e quindi sottintendono un albero di visita diverso. Quindi, quando creiamo un oggetto di tipo breadth first iterator, tipicamente specifichiamo la sorgente e poi ci aspettiamo di chiamare più volte, come tutti gli iteratori, il metodo next per darmi ogni volta il prossimo vertice. Oppure usare la scorciatoia for vertice v due punti iteratore, e il ciclo for con due punti implicitamente, no? In modo sottinteso, chiama automaticamente il metodo next e ci restituisce il nuovo vertice, il singolo nuovo vertice. Poi questi vertici che ci sono restituiti via via li possiamo mettere in un insieme. Vabbè, qui ci sono alcuni cenni su altri tipi di iteratori, sul perché può aver senso usarli. A questa slide, scusate, pensavo di aver scambiato di posto. L'iteratore, l'estrazione dei valori forniti dall'iteratore mi dà l'insieme dei vertici. E i cammini? Beh, i cammini sono sottintesi dall'albero di visita. L'albero di visita non viene esplicitamente salvato, ma in alcuni casi è possibile interrogarlo, nel senso che l'iteratore si salva un po' di informazioni che io poi posso interrogare dopo. Questa è una funzione che viene messa a disposizione solo dalla classe breadth first iterator e non dagli altri. Ma abbiamo capito perché, perché l'iteratore in ampiezza è l'unico che mi dà i cammini minimi. Non ha molto senso interrogare i cammini sull'albero di visita di iteratori che fanno strade più lunghe. Quindi il solo iteratore in ampiezza, e non gli altri, ha un metodo in più, quindi implementa i metodi dell'interfaccia che poi sono il next alla fine, e last next, eccetera, per darmi i valori successivi, e in più ha un metodo che implementa solo lui come classe, get spanning edge, tree edge. Cioè dammi un arco dello spanning tree, dammi un arco dell'albero di visita, che hai appena calcolato. Ovviamente questo metodo lo posso chiamare solo dopo che l'iteratore ha esaurito tutta la visita del grafo. E dato, come funziona questo? Non mi dà l'albero, mi dà un arco di quell'albero. Io gli do come V il vertice di arrivo e lui mi dà l'arco che devo usare per arrivare a quel vertice. E questo arco ovviamente partirà da un vertice che è il passo precedente. Quindi volendo io posso poi usare il risultato di questo e chiedere di nuovo, ok, per arrivare qui però a monte, qual è l'arco che devo usare? Chiamo ripetutamente questo spanning tree edge e mi dà la sequenza di vertici in ordine inverso, perché devo partire dal fondo e viene indietro. Poi se mi serve in ordine giusto devo rovesciare in qualche modo la sequenza. Proviamo a vedere questo in pratica. Dimmi. Sì, diciamo, esatto, questo iteratore in ampiezza mi dà in più la possibilità di interrogare i percorsi e sapendo che sono i percorsi più brevi. Da tutti gli altri punti di vista l'insieme dei vertici è uguale a quello degli altri iteratori, anche se ovviamente vengono generati in ordine diverso. Ad esempio il closest first iterator
può essere interessante se voglio esplorare solo una parte del grafo. Parto da Torino e esploriamo le città vicine. Quindi in questo caso trovo le città più vicine nel senso di peso del grafo, peso dell'arco e non solamente il numero di archi, e poi mi fermo a una certa distanza, quindi quando questo peso è maggiore di 200 km evito di esplorare il resto del grafo. No? Quindi ci sono alcuni casi in cui non mi serve esplorare l'intero grafo, ma avere un sottoinsieme con un certo criterio. Quindi questi altri tipi di iteratori servono per avere insiemi diversi, con caratteristiche diverse. No? Ad esempio qua dice ti do un raggio massimo e non darmi i vertici che siano più distanti di questo, quindi da un sottoinsieme di vertici effettivamente raggiungibili. Ma per una visita completa direi che questi due sono i due principali e io tenderei sul primo proprio perché se mi serve poi posso trovare i cammini. Ok, allora tornando al nostro progettino, noi avevamo questo bottone, vabbè, qui avevamo le tendine, qui potevamo scegliere due stazioni qualsiasi della metropolitana e poi avevamo questo bottone calcola che per ora non fa nulla, che dovrebbe calcolarci il percorso, cioè insieme, composto dalla sequenza di fermate per arrivare dal punto, da quella di partenza a quella di arrivo. Allora adesso possiamo, abbiamo le informazioni per poterlo implementare, a partire dal grafo che abbiamo già creato. Quindi noi possiamo aggiungere un altro metodo nel nostro model, potrebbe essere percorso, e questo metodo cosa fa? Riceve una fermata di partenza e una fermata di arrivo, e mi restituisce che cosa? Una lista di fermate. Fermata. Ok? Quindi determina il percorso minimo tra le due fermate. Ovviamente avendo il grafo già creato. Per trovare il percorso devo fare due passaggi. Il primo passaggio è visitare il grafo a partire dalla stazione di partenza, quindi fare una visita in ampiezza del grafo che mi costruisce l'albero di visita, seguita poi dall'analisi dell'albero per riuscire a ricostruire il percorso. Quindi prima di tutto faccio una visita del grafo partendo da partenza. Quindi creerò un nuovo iteratore di tipo iteratore in ampiezza, breadth first, iterator, ovviamente con la signature del grafo, quindi fermata default edge, visita, chiamiamolo così, che ci ricordiamo che lui fa l'algoritmo di visita, uguale new, breadth first iterator, bla bla bla, e lui, il costruttore, richiede un primo parametro che è il grafo di iterare e poi che è un secondo, andiamo a vedere la documentazione così lo vediamo bene. Vabbè, scusate, qua non è collegato. No, questa è la classe breadth first iterator che, come vedete, implementa graph iterator e il costruttore
è di tre tipi. Ha bisogno ovviamente del grafo da visitare, può aver bisogno di un vertice di partenza o di un insieme di vertici di partenza. Questo insieme di vertici di partenza in questo caso verrebbe impostato come livello 0. Il livello 0 potrebbe contenere un vertice oppure un insieme di vertici. Se non do il vertice di partenza, lui cosa fa? Ne sceglie uno a caso, in realtà sceglie il primo che trova e parte da lì. Ecco, se il grafo è un grafo non orientato, l'insieme di vertici raggiungibili è lo stesso, indipendentemente dal punto di partenza. Quindi se non mi serve ragionare sui cammini, non ho bisogno di scegliere un vertice di partenza. Ma ovviamente la forma che serve a noi è questa, perché mi interessa partire esattamente da quel vertice lì, con i cerchi concentrici, no? Quindi userò il costruttore che ha i due argomenti, il grafo e il vertice di partenza. Quindi in questo caso gli passerò, andiamo a capo qua, gli passerò il grafo che è dis.grafo e il vertice di partenza che è partenza, appunto l'argomento della mia funzione. E poi questo iteratore è inizializzato sul vertice di partenza e lo faccio lavorare. Ad esempio posso estrarre le varie fermate e metterle in una lista, no? List di fermata raggiungibili, sia una nuova array list fermata, facciamo una lista vuota, vieni che ti importo, cosa c'è che non va? Ecco qua, java.util. E questa lista la popolo via via con i risultati che mi dà l'iteratore, quindi farò un ciclo ad esempio for fermata f due punti visita, che dovrebbe essere un iteratore, no? Iterable, best first iterator, e posso fare raggiungibili punto add di f. Perché non ti piace questo? Puoi solo iterare su un iterabile, ok, ma il grafo breadth first iterator è un iterabile. Aspetta, mi sono perso un attimo. Vabbè. Chiamiamolo metodo next, allora. Allora, while, facciamolo a mano, poi cerco di capire perché non va. Ok, ricordavo che si potesse usare la sintassi semplificata, ma se no usiamo quella esplicita.
while visitor.xnext, quindi finché ci sono ancora vertici da scoprire, visitor.next dammi il prossimo vertice e aggiungilo all'insieme dei vertici raggiungibili. Sapendo che il primo vertice che mi restituisce sarà sempre il vertice di partenza, quindi non me lo sto perdendo. Lui come prima cosa visita il vertice di partenza, poi visita il livello 0, poi visita il livello 1, poi visita il livello 2 e così via. Quindi come conferma possiamo provare anche solo a stampare nella console, sarà lunga, ma l'elenco di raggiungibili. E proviamo ad agganciare questo, facciamo return null per rendere contento il compilatore e agganciamolo al controller così riusciamo a vederlo, ok? Allora, vado nel controller e al bottone handle calcola andrò a estrarre le due stazioni di partenza e di arrivo, quindi fermata, partenza uguale dove era, in una combo box che si chiamava box partenza, box partenza.value, quella di arrivo è box partenza, box arrivo punto get value. Poi ha senso creare calcolare un percorso se queste due sono state specificate dall'utente e se sono diverse tra di loro. Quindi possiamo farlo solamente se partenza non è null e arrivo non è null e sono diverse tra di loro. Not partenza.isequals di arrivo. Allora, in questo caso ha senso cercare il percorso, altrimenti gli dirò che non posso. Txt result append text, devi selezionare due stazioni diverse tra loro. Se invece lo selezionate posso chiedere al model di calcolare il percorso tra queste due stazioni e me lo posso salvare in una lista che poi userò. Per ora la lista non la calcola il risultato, però sinteticamente lo devo cominciare a scrivere. Allora, riproviamoci, cioè non riproviamoci, proviamoci. Facciamo creare il grafo, scegliamo due stazioni qualunque, Ablon, che non so dove sia, e un'altra, in realtà quella di arrivo non ci interessa per il momento. Se clicco su calcola, lui mi stampa sotto questa lista, che è il risultato dell'algoritmo di visita in ampiezza. Quindi come prima stazione mi mette appunto quella che ho scelto come stazione di partenza, quindi l'S0, la sorgente, poi mi metterà quelle che sono gli adiacenti alla sorgente, gli adiacenti agli adiacenti e così via, se andiamo a prendere il grafico. Ablon, non la trovo, prendiamo Atis. Ah, dici che controlla? No, ma
perché non, la prima lettera, prendiamo il Villeneuve. Niente, vabbè, ho capito. La ricerca di questo PDF non è il massimo. Qualcuno di voi sa dov'è Ablons che abbiamo scelto? Se noi scegliamo una... Vediamo questa, dai. Charles de Gaulle Étoile. Tanto possiamo cambiarla. Questa. Calcola. Ok, lui farà un'altra visita dove, appunto, il primo... Proviamo a copiare qua, così andiamo a capo. A lunghetto, no? Charles de Gaulle Étoile è il punto di partenza, che è sulla mappa qua. Poi lui mi dà, subito dopo il punto di partenza, i suoi adiacenti. Quindi sono Argentin, Giorgio V, Kleber, Terme, Victor Hugo, sono tutti gli adiacenti? Argentina, Terne, Giorgio V, Kleber, quindi ha 4 adiacenti, e 5 Victor Hugo, quella sul lungo la linea blu. Poi ci sono quelli di secondo livello, Portmayeau, Franklin Roosevelt. Guardiamo, Franklin Roosevelt dovrebbe essere qua, che è adiacente a Giorgio V, quindi in questo caso siamo già sul livello 2. E quindi man mano che andiamo avanti ci allontaniamo sempre più, no, da questi, dal punto di partenza, no? Quello che fa la visita in ampiezza. Quindi questa è la lista dei vertici che è stata generata dall'iteratore di visita. Devo dire che a noi di questa lista non ce ne frega niente in realtà. In questo esempio, in questo esercizio, lo stiamo costruendo solo per far fare qualche lavoro all'iteratore, ma se io commentassi questo, non facessi raggiungibili.add, avrei semplicemente un ciclo in cui faccio visita.next a vuoto tante volte e butto via il risultato. E va bene lo stesso. Ok? Questo caso non ci serve. Era solo per vedere cosa stava facendo. Quindi possiamo anche toglierla questa cosa qui, avendo tolto la print. Poi c'è la seconda parte invece in cui costruisci il percorso. Cioè trova il percorso sull'albero di visita. Cioè noi abbiamo fatto questa operazione di visita non tanto per avere l'insieme di irraggiungibili, già lo sappiamo che è un grafo connesso, quindi sono già tutti, bastava fare get vertex, set e via, ma perché l'algoritmo mentre lavora costruisce l'albero di visita e poi mi interessa interrogarlo. Allora, posso a questo punto costruire il percorso, che è quello che mi interessa davvero. Dimmi. Che oggetto restituisce, scusa? Allora, se vuoi sapere il numero di vertici raggiungibili, o ti fai una lista così e conti la lunghezza di questa lista, oppure semplicemente hai un contatore. Se ti interessa, però devi farlo comunque andare fino in fondo l'iteratore. Cioè non c'è, qui hanno scelto, la prescelta loro, non c'è un metodo che dice dammi tutti gli vertici raggiungibili. Hanno un metodo che te ne dà uno per volta. Se li vuoi tutti devi fare andare avanti l'iteratore fino in fondo. Ok? E poi ti tieni l'insieme. Questo perché? Perché possono esserci dei casi in cui non ti interessa arrivare fino in fondo. E allora ti fermi a un certo punto. E magari calcolarli tutti potrebbe essere più, spendere più tempo di quanto in realtà non ti serva. Cioè se noi ad esempio qua avremmo potuto benissimo in quel ciclo while dire se però ho trovato la stazione di arrivo mi fermo, anziché andare fino in fondo. Poi. Ok, allora, per costruire questo percorso come facciamo? Dobbiamo usare quel metodo di cui abbiamo accennato, get spanning tree edge.
Partiamo da un vertice che è l'arrivo e a ritroso torniamo indietro. Perché mi fa fare il percorso all'indietro? Perché il percorso all'indietro è univoco in un albero. Ogni vertice ha sempre solo un predecessore. Mentre invece in avanti potrei avere più figli e quindi non saprei quale prendere, si complica la vita. Se parto dal fondo, torno indietro, la strada per tornare indietro è univoca, interpretando l'albero in modo orientato dal sorgente verso le foglie. Quindi abbiamo una fermata, diciamo così, corrente, che inizialmente sarà l'arrivo. E poi mi chiedo qual è la fermata precedente a quella corrente, quella immediatamente precedente. E adesso me la calcolo in qualche modo e poi, voglio mettere puntini, e dopo, quando l'avrò calcolata, la potrò salvare nel percorso. O la corrente, o la precedente, insomma. Questa cosa qua la ripeto in un ciclo. A questo punto, una volta che l'ho aggiunto, la corrente diventa la precedente. Anzi, la precedente diventa corrente. E itero. No? Parto dall'arrivo, mi chiedo, ok, qual è quello prima? E adesso qua devo scrivere il codice per farlo. E mi dà quella precedente. L'aggiungo al cammino. A questo punto quella precedente, mi sposto diciamo così indietro su quella precedente che diventa la corrente e ripeto per fare il passo ancora indietro eccetera eccetera fino a quando non troverò la radice. La radice è caratterizzata dal fatto che è l'unica che non ha un precedente. Infatti se andiamo a vedere la documentazione che dovrei ancora aver aperto del breadth first iterator sul metodo getPenetratingEdge dice restituisce l'arco che collega il vertice V al suo predecessore nell'albero di visita o nullo se V è la radice. La radice, è l'unico nodo, la radice della visita è l'unico nodo che non ha predecessore. Allora, questo a livello di pseudocodice lo dobbiamo tradurre in un codice vero. Come trovo la fermata precedente? Allora, io so che ho un arco che mi viene restituito da questa funzione che è un metodo dell'algoritmo di visita partendo da un certo vertice. Quindi mi dice questo è il vertice finale, dammi l'arco con cui ci sei arrivato. È un oggetto di tipo default edge. Poi a me però il precedente non è l'arco, è il vertice precedente. Ma questo lo sappiamo già, basta trovare semplicemente il vertice che sta dal lato opposto di quel vertice, di quell'arco, rispetto al vertice corrente. Quindi l'avevamo già fatto, graphs, get opposite vertex del grafo, il secondo parametro è non ricordo mai se è l'arco o è l'arco, secondo parametro, il terzo parametro è il vertice, quindi E corrente. Il precedente è il vertice che si trova all'opposto dell'arco E sull'arco E rispetto al vertice corrente. Ricordate, questo get opposite vertex files, ti restituisce il source oppure il target del vertice a seconda, no, di come è girato l'arco. E quindi questa cosa qua effettivamente la possiamo mettere in un ciclo che itera fin tanto che questo E non è nullo. Perché è questo che mi dice se mi sono fermato oppure no. Quindi per
dovrà esserci un while e diverso da null. Allora fai questo giochino qua. Precedente. Questo giallo qua che mi spaventa, è bravo. Poiché però il while ho dovuto mettere dopo il calcolo della funzione, ovviamente prima di tornare su devo ripetere questa chiamata sotto, no? E magari ci serve anche nel percorso, ci mettiamo anche la casella di arrivo. Allora, creo una lista di vertici che sarà il mio percorso, ci metto la casella di arrivo e inizializzo corrente all'arrivo. Data la corrente che inizialmente arrivo, trovo l'arco, dato l'arco trovo il vertice precedente e lo aggiungo al cammino. E poi mi preparo a ripetere mettendo corrente uguale a precedente. E questa get spanning tree mi calcola il valore che userò qua nel while, come condizione d'uscita. Dimmi. Bisogna aggiungere in testa anziché in coda. Sì, 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 sì. Voglio prima vederla, poi dopo la sistemiamo. Assolutamente. Allora, a questo punto noi possiamo restituire percorso. Restituire percorso al chiamante. Che è sicuramente una qualcosa che contiene almeno un elemento, perché ce l'ho messo dentro qua, e poi ne conterrà tanti quanti saranno gli archi. No, quindi se il percorso è lungo 5 archi, conterrà 6 vertici. 5 dentro il ciclo e uno che ci ho messo dentro inizialmente, no? Quindi i conti dovrebbero tornare. Allora, questo percorso che ho calcolato qua lo facciamo vedere nel controller. Mettiamo un txt result. .setText percorso tra una stazione di partenza get nome e stazione di arrivo get nome a capo, mettiamo due a capo, va, così lo separa. Questo è semplicemente un titolino, percorso tra partenza e arrivo, partenza e arrivo, e poi avrò un ciclo in cui for fermata f due punti percorso stamperò append text f.getNome più a capo. Sì. Quindi vediamo un po' cosa salta fuori. Creiamo il grafo, scegliamo due fermate, diciamo a caso, e se clicco su calcola, mi dice calcola il percorso più breve tra Auguste Delon e Poissy, e questo è il percorso che lui ha calcolato, che
arriva a Poissy e poi va all'indietro su un certo numero di fermate. Potremmo magari anche stampare quanti sono per chiarezza. Quello che vediamo ovviamente è che il percorso me lo fa al contrario. Proviamo a fare una ricerca di cui conosciamo il risultato, non a caso. Prendiamo da Charles de Gaulle a Haussmann, quindi dovrebbe essere più o meno questo percorso qua da fare. Da Charles de Gaulle et al a Haussmann, visto che sono scritte in grassetto, sono facili da leggere. Charles era qua, Haussmann è con l'H. In questo caso riusciamo a leggere Haussmann, Sant'Agostino che è qua, Miro Mensil che è qua, Champs-Élysées Clemenceau che è sotto qua, quindi qui, 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 poi scendo giù perché poi risalgo dalla linea gialla Franklin Roosevelt, Giorgio V, Charles de Gaulle Étoile. 1, 2, dove è andato? 1, Miro Mesnil, dopo c'è Champs-Élysées Clemenceau, aspetta, mi sono perso questo, dove è finita? Ah, è qua sotto, sì, è questa qua sotto. Quindi da qua cambia linea, vabbè, in realtà vuol dire che qua prende la linea azzurra, arriva fin qua e poi prende la linea gialla per andare fin là. In realtà le informazioni sulle linee noi non le abbiamo, quindi questo potrebbe tirarmi fuori un percorso molto stupido che mi fa cambiare linea 6 volte, perché lui conta solamente il numero di tratte, non conta il fatto se la tratta sia consecutiva o no a quella precedente. Quello sarebbe tutto un altro tipo di algoritmo non semplificabile semplicemente con una visita su un grafo. Sarebbe un multigrafo in cui cerco di minimizzare, con gli archi colorati in cui cerco di minimizzare i cambi di colore. Non lo faccio di sicuro con una visita di ampiezza. Dimmi. I cammini minimi possono essere più di uno, ma quelli che ci trova sono tutti della stessa lunghezza. Te ne trova uno tra quelli della lunghezza minima. Quindi se ne trovi un altro è o a pari lunghezza o maggiore. Te ne trova uno tra quelli, in questo caso la lunghezza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vertici, ci sono 6 archi, cammino di lunghezza 6, questo è uno dei tanti cammini, tanti, potenzialmente diversi cammini a lunghezza 6 tra quelle due stazioni. Ecco, come giustamente faceva notare lui, noi lo stiamo stampando al rovescio, questo percorso, perché il nostro algoritmo di attraversamento dell'albero di visita va all'indietro, no? Dalla foglia tornando indietro verso la radice. Se volessimo averlo in ordine giusto, noi potremmo o invertire questa lista dopo che l'abbiamo calcolata, oppure costruirla già in ordine inverso, aggiungendo gli elementi anziché al fondo, aggiungendoli all'inizio. Non mi ricordo se add ha la versione in cui, o insert, non mi ricordo come si chiama il metodo per inserire in un punto a caso, però andiamo a vedere. Allora, il metodo add, eccolo qua, una variante del metodo add che ha due parametri, non uno. Il primo parametro è l'indice della posizione in cui deve essere inserito il nuovo elemento e il secondo parametro è l'elemento. Quindi in questo caso basta dire aggiungiamo non all'ultima posizione ma alla prima posizione. Che ovviamente dovrebbe darmi lo stesso risultato, crea grafo,
troviamo il nostro Charles de Gaulle che sappiamo già dove è. E quello con la H. E adesso me lo stampa correttamente in ordine. Ok. Ovviamente l'inserimento in testa in un array list è una di quelle cose che provoca orticaria, perché io ho un array e ogni volta devo spostare tutti gli elementi in una posizione per far spazio a quello nuovo, sapendo già che devo aggiungere in testa. Quindi in quel caso forse usare una linked list sicuramente dal punto di vista dell'efficienza è migliore, oppure una coda, come impareremo dalla settimana prossima, impareremo che ci sono strutture dati a tipo coda in cui posso inserire o estrarre indifferentemente dalla testa della coda, da un lato oppure dall'altro lato, quando tipicamente devo inserire un verso e leggerlo nel verso opposto, cose di questo genere. No, ci sono strutture dati pensate per questo. Ovviamente se noi abbiamo una lista di 5-10 elementi è impercettibile la differenza, no, tra le varie implementazioni. Dimmi. Ci sono delle classi che trovano il percorso minimo, però lo fanno nel caso diverso da questa, che lo fanno però nel caso più generale di un grafo pesato. Allora, nel caso del grafo pesato gli algoritmi sono più complessi, no? Li vedremo poi più avanti, e faremo una lezione su quelli, però non vale la pena. No? Cioè, di fatto, se il percorso è su un grafo non pesato, la soluzione migliore è ancora questa. Ok, io direi che se non avete domande, direi che possiamo fermarci qua avendo risolto l'esercizio, quindi non facciamo danni al codice che adesso pare funzionare. La settimana prossima faremo ancora qualche approfondimento sulla parte dei grafi, ma dalla settimana prossima iniziamo a occuparci anche delle simulazioni, che è l'ultimo macro argomento che ci portiamo a casa in questo corso. Buona giornata.